Ragazzi, bentornati sul canale di Lucone 1973, live from Italy, made in Abruzzo, viva gli arrosticini, come potete vedere sullo sfondo. Stiamo cucinando alla grande, ragazzi. Bene, perché questo video? Molti di voi mi hanno chiesto: Lucone, visto che tu ti occupi comunque anche di informatica, sei un esperto di computer, di PC, ci potresti dare qualche dritta per migliorare la nostra connessione, per migliorare la CPU, il nostro hardware, ma soprattutto per migliorare le prestazioni di Fortinet con la nostra scheda video. Bene, ragazzi, in questo piccolo breve tutorial ho messo un po' insieme tutti i vari trucchetti che ho trovato anche online di altri youtuber. Ovviamente ho fatto una sintesi che sul mio PC ha funzionato abbastanza bene. Io avevo tanto lag, avevo tanti drop frame, soprattutto quando streamavo, e alla fine non ero soddisfatto. Con queste impostazioni, il mio computer, che in questo caso è un Intel di quarta generazione con 8 giga di memoria e una GTX 1050 Ti come scheda video, è tornato ad essere un computer decente, malgrado insomma sia un pochettino datato. Quindi, ragazzi, andiamo subito a vedere questi piccoli consigli. Ovviamente non vi dimenticate di cliccare subscribe sul mio canale, la campanellina, codice creatore Lucone, e se volete giocare con me a Fortnite, ID Lucone 1973 invece della O, lo 0, ma solo per quanto riguarda Fortnite, ragazzi. Poi troverete in descrizione sul canale il link per scaricarvi questi file di configurazione. Mi raccomando, ragazzi, non sono responsabile di eventuali conseguenze al vostro PC, perché andremo a modificare anche dei file di sistema e di registro. Quindi mi raccomando, ragazzi, attenzione all'utilizzo di questi file, eseguite correttamente, mi raccomando, tutte le varie procedure. Un caro saluto a tutti, Lucone è qui. Bene, ragazzi, allora iniziamo subito a dire una cosa che è importante. Ci sono tanti parametri che possono aiutare a giocare meglio, ad avere una connessione migliore e quindi di conseguenza avere delle prestazioni che sono adeguate anche per fare altre cose. Io ho iniziato a studiare un po' come utilizzare il PC, appunto perché avevo delle difficoltà a giocare a Fortnite e soprattutto a streamare. Quindi partiamo un pochettino dall'inizio, partiamo col discorso della connessione, partiamo col discorso della connettività. È ovvio che ci vuole una buona connessione internet, è ovvio, senza che mi dilungo troppo, che ci vuole anche un cavo Ethernet, non c'è, ragazzi, perché il wifi purtroppo è una tecnologia comoda, ma per fare gaming, insomma, ci dà ancora dei problemi e ci sono degli piccoli accorgimenti. Nel caso in cui volete giocare a Fortnite e migliorare il vostro ping e la vostra connessione, vi posso dare giusto un paio di suggerimenti interessanti. Allora, ipotizziamo di avere come gestore, per esempio, Fastweb, quello che ho io. Allora, io vado con una velocità di 40 in download e vado con una velocità di 20 in upload. E il router è vicinissimo, ovviamente, al mio PC, anche se io utilizzo il cavo, però, sai, anche col telefonino, se io volessi fare, per esempio, Call of Duty Mobile col telefonino, devo andare in wifi, ho bisogno di un ping decente, perché se no, altrimenti laggo. Allora, guardate queste piccole modifiche da fare sul vostro router. Il mio router di Fastweb, ragazzi. Voi troverete due reti da 5 GHz che è attivata, come vedete zoomando, e rete 2 GHz e 4 di rete attivata. Bene, dovete disabilitare la rete 5 GHz, tenere abilitata solamente la rete da 2 GHz e 4. Dopodiché andate nelle connessioni, anzi salviamo le modifiche, come in questo caso le salviamo. Quindi fra un po' il router si riconfigura. Andate su connessione. Ovviamente, ragazzi, qua parliamo di
un dispositivo fastweb, un router fastweb, però il concetto è lo stesso. Andate su canale e impostate canale 11 e disabilitate, che lo trovate qui, mi raccomando ragazzi, disabilitate questo. Ricerca automatica migliore lo dovete disabilitare e dovete, mi raccomando, selezionare il canale 11. Bene, una volta fatta questa operazione la vostra connessione sarà una bomba. Bene, proseguiamo con la seconda parte. Quindi una volta che avete impostato, tolto i 5 GHz dal wifi e messi i 2 GHz e 4, impostate il canale 11, andiamo a controllare un po' il vostro PC e potete scaricarvi dal link che trovate in descrizione questa serie di piccoli accorgimenti, piccole modifiche al registro di Windows che vi permetteranno di avere un miglioramento totale sia sul PC che per quanto riguarda il gioco. Mi raccomando, solo con le schede video della Nvidia per il momento. Quindi compattate la cartella che ho precedentemente compattato, che è questa qui, ok, che scaricate ovviamente dal link che vi ho detto poco fa, cliccate due volte e andiamo a vedere un pochettino quali sono i file. Ho ingrandito perché così almeno si vede un pochettino meglio, ok, perfetto. Allora andiamo sulla prima cartella. Io ho messo i numeretti, come potete vedere, 01, 02, 03, poi 04 e 05, perché è l'ordine di esecuzione, capito? Quindi per me è molto importante. Allora togliamo questo, mettiamo, ok. Quindi torniamo a noi, apriamo la cartella Fortnite Priority. Che cos'è? È l'esecuzione di Fortnite in tre modalità: normale, che è la stessa modalità di quando aprite qualsiasi tipo di applicazione, quindi non solo Fortnite, ovvero che priorità gli deve dare il sistema, la CPU, a Fortnite. Poi High Priority and Above Normal Priority. Io vi posso, se permettete, consigliare High Priority, non normal e non above, perché High Priority gli dà le giuste risorse. Ovviamente ragazzi, se dovesse andare male qualcosa, dovesse crashare Fortnite oppure notate qualche rallentamento, qualche bug, ricliccate due volte su normal, cliccando due volte rifunziona. Ora vi faccio la procedura. Io vado qui, scusate, vado su Fortnite Priority e clicco due volte. Compare un messaggio dove dice vuoi consentire di apportare delle modifiche all'app, e voi gli dovete dire sì. Ovviamente dice che l'aggiunta di informazioni potrebbe causare la modifica o l'eliminazione non intenzionale di valore, impedire il corretto funzionamento. Voi ne siete consapevoli di questo, quindi voi siete consapevoli e dovete premere sì. Benissimo, io premo sì. Sono stati aggiunti questi valori e sto facendo girare Fortnite nella priorità alta. Bene, e premo ok. Ovviamente qui c'è un piccolo file di testo dove voi potete andare a controllare o a capire che cosa abbiamo fatto. Diciamo un file di testo descrittivo. È scritto in inglese, ragazzi, però, insomma, vi dice che se scegliete la priorità del file alta, testate il gioco, se vi sentite ok, non ci sono crash, non dovete fare altro, ma se notate dei crash dovete mettere above normal, perché high priority è praticamente il massimo della CPU, above leggermente inferiore, e poi c'è lo standard che è normale. Quindi diciamo che voi procedete prima con high priority e poi li mettete normale. Perfetto, chiudiamo, andiamo sulla seconda parte. E queste sono le ottimizzazioni della scheda video. Ok, quindi abbiamo questi
due programmi, cioè c'è un programma con il file profilo. Il primo programma si chiama Nvidia Profile Inspector, che controlla direttamente le impostazioni della vostra scheda video, e poi abbiamo Optimized Gaming Profile, che è il profilo che dobbiamo andare ad applicare. Quindi cliccando su Nvidia Profile Inspector due volte vi compare questo programmino. Questo programmino, ragazzi, vi fa vedere tutte le impostazioni della vostra scheda video. Ora, visto così, ragazzi, non ci capirete nulla. Infatti anche io ho delle difficoltà a comprendere tutti i significati. Non facciamo altro, ragazzi, che cliccare su Importa profilo. Vedete lo stesso percorso che avevamo messo prima. Cliccare su Ottimizza gioco. Fai apri. E notate questo messaggio: il profilo è importato con successo. Per applicare le modifiche andate in alto a destra e cliccate Apply modifiche qui. Ok, ragazzi? Perfetto. E fate applica. Da questo momento in poi, ragazzi, potete chiudere il programma, andare sulla terza parte, che sono le ottimizzazioni del registro, ovvero la CPU e la GPU. Significa che con questi due file di registro avete la possibilità di dire al sistema: attenzione, ottimizzo sia la CPU che la GPU per fare streaming e per fare gaming. Quindi, ragazzi, se volete fare anche streaming, utilizzate CPU e GPU insieme. Se volete fare solamente gaming, GPU. Io personalmente, visto che ho trovato i benefici anche giocando, ma intendo CPU, farei CPU e GPU, tutti e due. Stesso discorso, si clicca qui, ragazzi. Il sistema vi dice: lo vuoi fare? Io vi dico sì. E come vedete, ho inserito i valori. Benissimo. Premo ok. Clicco due volte anche sull'altro. E anche il GPU Game Optimization è andato a buon fine. Attenzione! Se mettiamo caso se incontrate sempre dei problemi di stabilità, di crash e via discorrendo, ragazzi, c'è questa cartella che si chiama Revert Folder, che non è altro che le impostazioni, quelle di default del vostro Windows. Cliccando su queste tornate a come era prima. Ecco perché vi dico: attenzione, quando fate questa operazione seguite tutte le procedure, perché non è detto, ragazzi, non è detto che, insomma, il computer rifunzioni bene. Quindi è rischioso tutto ciò, però se siete smanettoni potrebbe andare meglio. Ok, torniamo indietro. Abbiamo fatto il terzo passaggio e ora facciamo il quarto passaggio. Il quarto passaggio non è altro che un semplice file di testo. Allora, ragazzi, qua ci sono quattro comandi da come vedete, qua ci sono quattro comandi da dare nel command line di Windows. È importante, perché dovete fare così. Allora, scrivete cmd, fate tasto destro, esegui come amministratore. Questo è importantissimo. Esegui come amministratore. Quindi cmd, tasto destro, esegui come amministratore. Da questo momento in poi vi si apre la classica schermata del prompt di MS-DOS. Ora, per una questione di comodità, io vedrò di ingrandire i caratteri, così lo vedete meglio. Dimensione buffer, carattere, dimensione cursore, tipi carattere, mettiamolo di 24. Ok, si vede un pochettino meglio. Cosa facciamo? Andiamo a incollare queste righe comando. Quindi andiamo a prendere la prima. Andiamo a prendere questa, ragazzi. Facciamo ok. Questo lo dovete fare tutte le volte che volete giocare a Fortnite. Prima di partire con Fortnite e prima di fare
vi posso dire, è prima di fare streaming e prima di fare Fortnite. Andiamo qua e fate CTRL V, incolla. Operazione completata, non vi ha dato errori, vedete? Operazione completata. Prendiamo un secondo, lo incolliamo, operazione completata. Ora ragazzi, questo comando qui, che è il terzo, lo fate per scrupolo, ma se lo avete già fatto vi dirà operazione completata. Cioè, mi correggo, il terzo comando che andremo a dare, che sarebbe questo, ha un errore. Significa che non c'è bisogno che il vostro computer venga ottimizzata con questa riga comando, ottimizzato con questa riga comando. Vuol dire che è già stato fatto precedentemente. Infatti il mio PC è già stato fatto precedentemente e dice errore durante l'eliminazione dell'elemento, dati specificando impossibile trovare l'elemento, ovvero questo flag che lui va a togliere già è stato tolto precedentemente. Se mettiamo caso questo comando non funziona, potete utilizzare quest'altro in base alla vostra versione di Windows di sistema, perché cambia ogni tanto. Potete anche utilizzare questo. Bene, torniamo indietro. Una volta che avete fatto tutta questa giostra qui, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una modifica sulla riga di comando, adesso ve la faccio vedere, di Fortnite. Perché? Allora, qui è scritto in inglese, però ve lo spiego che è facilissimo. Allora, dovete andare sulla cartella di Fortnite, quindi Program Files, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, binario, Windows 64. Adesso vi copio questo percorso direttamente nelle istruzioni che andate a scaricare, in maniera tale che ve lo trovate più facilmente. Quindi basta fare copia e incolla di questo percorso, che più o meno è il percorso uguale per tutti. Adesso salvo il file, lo andiamo a cercare, quindi io lo incollo sulla barra delle applicazioni, scusate che non l'ho fatto, CTRL C, lo incollo sulla barra delle applicazioni e vado a cercare questo file qui, che si chiama Fortnite Client Shipping, che sarebbe questo, Fortnite Client 64 Shipping. Cosa gli dobbiamo fare a questo file? Tasto destro, proprietà, dovete andare su compatibilità, quindi proprietà compatibilità, andare a impostare questo programma, cioè andare a fare questa modifica, quindi modalità impostazioni per tutti i clienti, per tutti gli utenti, quindi questa. E qui dovete spuntare questa cosa qui, guardate, dovete spuntare, quindi mettere il flag, disabilita ottimizzazioni schermo intero, e poi dovete cliccare su modifica impostazioni DPI elevati. Una volta che siete entrati su questa schermata, dovete cliccare qui dove c'è scritto esegui l'override del comportamento di ridimensionamento di DPI elevati e poi applicazione. Benissimo. Una volta che avete fatto questa procedura, quindi premete ok ragazzi, potete chiudere tutto. E poi l'ultimo step, che è importante, lo clicchiamo, quindi il numero 6. Copiate questa riga di comando, guardate bene, adesso lo faccio vedere meglio. Allora, una volta che avete aperto questo file, cliccate qui, dovete cliccare qua, quindi copiatevi questa riga di comando e la dovete inserire nel launcher di Fortnite. Quindi lo chiudo, apro Epic, il programma, lo ingrandisco tutto,
Benissimo. Ora che faccio? Vado su impostazioni. Scendo giù, vado su Fortnite, quindi vado qui e vado a incollare esattamente qui quella riga di testo precedente. Che cosa significa? Significa che, vedete questa scritta Preferred Processor, significa che in base al vostro PC voi dovete dire ok Fortnite, puoi utilizzare tutti i nostri processori logici. Come faccio a capire quanti processori logici ho io? Perché io ce n'ho 8, ho 4 core con 8 processi logici, però qualcuno potrebbe avere un i5 o un i3 con altri processori. Quindi dove si va a vedere? Dovete entrare in gestione attività, quindi scrivete gestione attività, anche Jest lui lo riconosce, quindi andate qui, cliccate qua, quindi gestione attività, andate su prestazioni, che è il secondo tab, prestazioni, ok? E andate su CPU. CPU, eccolo qua, che in questo caso è il primo. Bene, come vedete, io ho un processore da 3 GHz 5 di base, in modalità turbo in questo momento, a 3 GHz 89. E sto utilizzando l'80% della CPU perché sto registrando il video. Però come vedete, qua ci sono 4 processori fisici e 8 processori logici. Bene, questo è il valore da inserire in quella riga comando. Quindi il mio file di testo che voi andate a fare copia e incolla già prevede 8 processori logici. Bene ragazzi, ora una volta che avete fatto questo, l'ultima applicazione che dovete tenere, le ultime due applicazioni che dovete tenere in considerazione sono Autoruns, che è un programma di Microsoft molto comodo, che quando andrete a cliccare qui sopra su Autoruns 64 vi fa vedere allo startup, quindi diciamo al logon quando voi entrate, quali sono tutte le applicazioni che in questo momento stanno girando sul PC e dovete togliere, quindi togliere la spunta su quelle applicazioni inutili. Cioè tipo io quando accendo il PC voglio togliere Discord perché non mi deve partire insieme al PC, io utilizzo questo. Una volta che voi deselezionate tutte quelle applicazioni inutili in fase di startup del sistema, avete liberato memoria e avete liberato l'utilizzo della CPU per non appesantire il vostro programma, ok? Io per una mia questione di comodità, oltre ad aver fatto una pulizia rapida, mi sono scaricato GPU Tweak 2 di Asus, che sarebbe questo, che è quello che utilizzo anche prima di ogni live. Questo non è altro che un software di Asus, della Strix, della mia 1050 Ti, che vi dà la possibilità di controllare quanta RAM della scheda video si sta utilizzando, la velocità e a che temperatura è la mia scheda video. Però c'è una cosa carina prima di giocare, il famoso Game Booster, che sarebbe questo. Che significa? Che lui automaticamente, quando lo clicco, e poi vado su System Services, mi butta giù, ovviamente lo decido io, tutti quei servizi che non mi servono automaticamente. Quindi io mi lascio, per una mia questione di comodità, faccio prima disabilita tutto, poi vado a selezionarmi quello che deve rimanere, quindi vado per esclusione. Questi tre devono rimanere, che sono l'antivirus, che quando gioco il firewall antivirus deve essere attivo. Poi tolgo tutto tranne l'anti-malware, che è della Malwarebytes. Poi vado avanti, lascio i driver Nvidia, i container che mi servono per utilizzare il gioco in game, e ho finito, that's it, non ci sono altri software. Faccio applica, e cosa che non faccio adesso, e lui mi butta giù prima di giocare a Fortnite tutti quei servizi che sono totalmente inutili.
Dopo che avete fatto tutto questo, ragazzi, tranne l'ultimo step che deve essere fatto poco prima di giocare, attenzione, poco prima di giocare, tutti gli altri step precedenti riavviate il PC. Quando lo riavviate noterete che il vostro computer ha delle caratteristiche top. Vi ho messo giusto l'ultima, diciamo, l'ultima chicca, vi ho messo nella cartella il timer resolution, ragazzi. Che cos'è il timer resolution? Quando gioco a Fortnite, per evitare l'input lag dei tasti della tastiera, io clicco sul timer resolution, vedete, e metto massimo, che sarebbe questo. Adesso ve lo clicco, ve lo faccio vedere, e i millisecondi sono diventati 0.5 millisecondi, ovvero che mi dà la possibilità di avere meno lag possibile su per quanto riguarda le mie periferiche, tipo tastiera, tipo mouse. Bene, ragazzi, allora, ricapitolando, seguite tutte e tre, seguite le procedure così come ve lo elencate io, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e riavviate il PC. Dopodiché, Autoruns, se volete togliere ancora l'avvio del sistema ulteriori applicazioni che sono inutili, riavviate nuovamente il PC, e poi, poco prima di giocare con Fortnite, fate partire il timer resolution che vi aiuta a migliorare il lag. Spero che questo video sia stato semplice, è la prima volta che faccio un video formativo di questo settore, perché sono abituato a fare altri tipi di video, e mi raccomando, fatevi sapere le vostre opinioni, se vi è utile, se non vi è utile, se vi posso dare una mano, e il link in descrizione c'è scritto assolutamente tutto, ragazzi, quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Bene, grazie mille di aver seguito Lucone, a vostra completa disposizione, ci vediamo online per giocare con Fortnite. Bella raga, ciao a tutti.